Ecco, Insigne, c'è curiosità per il contributo che potrà dare in questo match. È l'osservato numero uno, il miglior attaccante del campionato. I tifosi si attendono molti altri gol da lui. Tribune Kingfahrt Stadium, gremite di tifosi. Con me, come sempre, c'è Daniele Adani. Spettacolo garantito per questo match di Ligue 1 Uber Eats. Gara che contrappone Al Hilal e Napoli. Quest'oggi si respira un'atmosfera fantastica, Pier. Le squadre, guardale lì in campo, cariche. Il pubblico sugli spalti lo ancora di più. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un match coi fiocchi. Insigne, ovviamente, grande curiosità per la sua prova. Vedremo che cosa saprà offrire. Ho davvero una gran voglia di vederlo all'opera. Il match potrebbe essere deciso da una sua giocata, un suo guizzo, un suo colpo. I difensori avversari sono avvisati, è il recordman di gol di questa squadra. Ecco la formazione titolare con cui partono i padroni di casa. 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza, con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. Questo è l'11 di partenza per il Napoli. Partono con il 4-3-3, con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità o per cercare il fondo e andare al cross, o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. Si parte con il Napoli che manovra il primo pallone. Si riprenderà con la rimessa laterale. Ferri, Paquetà. Palla schizza via dopo il contrasto e l'arbitro deve già interrompere il gioco. Eliamic. Bravo a intercettare il passaggio, non che fosse difficile. Si prospetta un campionato esaltante per quanto riguarda la lotta al vertice. Siamo solo nelle fasi iniziali, è vero, ma l'impressione che ho, Lele, è che ci porteremo a lungo con noi questo equilibrio. Sì, Pier, sono diverse le squadre che possono avanzare pretese nella corsa al titolo, eh. Non è facile, qualcuno potrebbe anche perdersi per strade, altri aggiungersi con il passare delle giornate. Sono d'accordo con te, ho la sensazione che non ci annoieremo. A metri per andare. 1-0 nel primo quarto d'ora. Azione del gol da rivedere. Micidiale nell'uno contro uno. Ha saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. Sono in vantaggio. Allenatore che appare soddisfatto della prestazione dei suoi. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. Trova il corridoio verso l'esterno. Attenzione!
e c'è il gol, le hanno fatto subito. Un'altra difesa evidentemente ancora sotto shock. Questo replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Aspettato di capire se ci fosse o meno il vantaggio e poi giustamente ha fischiato. La gioca corta. E c'è il tiro. Palla in rete, attenzione perché la partita si riapre. Questo replay del gol. Aveva spazio per calciare in porta e non se l'è fatto ripetere due volte. Ha lasciato partire una botta imparabile per il portiere. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Entrata pulita questa. Prova a salire lateralmente il Napoli. Si accentra. Lo boccia. Insigne! La parata sicura sulla conclusione violenta. Ha l'occasione per riaprire il match. La risposta, ma non è finita. Azione che sfuma, qui poteva essere pericolosa. Portiere grande protagonista nell'occasione precedente, sembrava battuto, ma è riuscito a salvarci con una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. Intervento ruvido questo. Occhio, può crossare. Occhio al cross sul primo palo. Ottimo il recupero del portiere, senza difficoltà. Pacchetta, Leonel Vangioni, è entrato coi tempi giusti qui. Nkunku può ricevere la posizione interessante. Nessun problema per la difesa che recupera. Ferri. Segue qui dell'avanzata. Si libera bene qui. E c'è il gol. E raddoppia la loro situazione di vantaggio. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, è il proprio marcatore. È stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore e a battere il portiere. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Prova a salire lateralmente il Napoli. Chance per il cross. Intervento non perfetto, vediamo se ne approfitta. Sventa il pericolo. Leonel Vangioni. Arbitro dice che può bastare, il primo tempo si chiude sul risultato di 3-1. Doveva essere tra i protagonisti del match Lozano, che al momento però sta facendo parecchia fatica. Ha tutte le qualità per fare meglio, ci ha abituato a ben altre prestazioni ed è normale aspettarsi di più da un giocatore come lui. Ma il tempo c'è per riscattarsi, il match non è ancora finito.
Comincia la seconda frazione di gara. Perde palla. Luis Alberto. Punta la porta. Lozano. A toccare per ultimo il difensore e dunque calcio d'angolo. Doppio cambio per il Napoli. Occhio al corner. Tentativo murato. Pulisce l'area. Prova con questo pallone. Hanno spazio per ripartire. Occhio alla ripartenza pericolosa. Può scegliere chi servire. Palla centrale, nessun problema. Riconquistano il possesso recuperando il pallone. Attenzione perché è solo. Prova a piazzare. Ha approfittato dell'assenza del portiere e l'ha messa dentro. Questo replay del gol. Aveva tutta la porta a disposizione. Portiere e i difensori saccherono il bar, eh? Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Interviene in scivolata e fa su il... pallone. Insigne. Supera l'avversario. Tentativo di cross. Portiere attento qui su questo colpo di testa. Non si è lasciato sorprendere, bravo. C'è spazio sulla tre quarti avversaria. Tornano in possesso palla grazie a un ottimo lavoro difensivo. Occhio al contropiede. Può avanzare indisturbato. Miracolo del portiere. Forze fresche. Che nel tentativo di difendere la situazione di vantaggio. Sceglie di battere corto. Recupero, gran pallone. Conclusione sporcata. Insigne. Non può sbagliare. Eccolo, il pareggio. Sono stati bravi a non disunirsi. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Ne è venuto fuori una conclusione sul primo palo che ha sorpreso il portiere che forse non se l'aspettava. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità.
Ecco Klosterman. Insigne. Possesso palla interrotto. Ancora 600 secondi alla fine. Pallone gestito male. Ecco Klosterman. Nkunku. Ancora parità quando mancano 300 secondi alla fine. Conclusione potente ma imprecisa. Palla alta sopra la traversa. Ha calciato con il corpo troppo lì indietro. Era normale che la palla si alzasse. Prova di forza per il possesso palla. Pressing sul portatore di palla. Paquetà. Hakimi. Non si accontentano del pari, provano in questo finale. Può andare nello specchio. Tentativo disinnescato senza problemi dal portiere. Finisce qui, dunque, con risultato di parità. Un punto a testa al termine di una partita caratterizzata più dalla paura di perdere che dalla voglia di vincere. Almeno questa è l'impressione che ho avuto io.